Amici di Ribacca, siamo qui con Alvin Young. Alvin, thanks for being here. So, a bunch of young guys that you got to steer right? Yes, you know, it's very exciting to play with the young guys because I think tonight they play with the right energy in the right way. So, you know, hopefully we can continue and build on this great start. Sì, abbiamo chiesto che ovviamente il roster di Pesaro è fatto da ragazzi molto giovani che lui deve guidare, però dice hanno giocato con l'intensità e l'energia giusta stasera ed è sempre bello comunque giocare con giocatori giovani. So, Pesaro stayed in the game until the clutch time. Even though it's a friendly match, that's quite important because it shows the attitude of the players, right? Yeah, you know, it's important to start with the right attitude because we played against a great team. And when you have a young team, it's important to build the right habit. And I think tonight we build the right habit, so hopefully, like I said, we can build on that. Ecco, lui dice che la cosa positiva su cui si può costruire è l'attitudine giusta. E una cosa molto importante è partire con il piede giusto. E sicuramente questa sera la VL Pesaro l'ha fatto. So, the season is going to be tough. I think everybody knows that. But I think you still have some expectation from your career and from the next season, okay? Well, you know me. You know, I like to win, you know. So, my expectations, you know, is always high. I think if you reach high, you know, then you can reach a certain level. So I don't want a short change. You know, I just want us to play as hard as we possibly can and then see, hopefully, the best come for us. Okay, abbiamo chiesto quali possono essere le sue aspettative riguardo la sua stagione, ma anche la stagione di Pesaro. Ci ha detto, beh, ovviamente, se mi conoscete, sapete che le mie aspettative sono sempre alte, però soprattutto dobbiamo sempre dare il massimo e poi vedere dove siamo arrivati. Thank you very much, Alvin, and good luck. Thank you. Thank you. Ciao, ciao.